Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su un nuovo video su Cyberpunk 2077. Allora, dovevamo controllare il luogo dell'impatto, innanzitutto, e quindi sconfiggere gli agenti della Contao, giusto per così, per sfizio, una parte di scherzi. Una cosa molto seria. Allora, come faccio ad avvicinarmi senza che mi vedano? C'è un problema. Ci sono due problemi. Ora tre. Mortacci sua. Non sono un po' forti? A parte che sta cosa non si mira bene per nulla. Ok, sembra Terminator. Intanto raccolgo un po' di cosine, se posso raccoglierle. Ehi, scusi, potrei raccogliere. Vabbè, ci rinuncio. Grazie lo stesso. Per il momento è fattibile. Aiaiaia, no. Ok. Ok, mi spara. Pure. No, è scarsissimo questo. Per dire. Pensavo fosse molto più forte. Andiamo a vedere cosa c'aveva questo coso. Come cazzo si è schiantato? E io come vedo le cose? Vabbè. Ce la farò? Sì, ce l'ho fatta. Bene. Scusi, ok. Poi c'è altro qui. Sì, si crescono dei punti di talento. È una bellissima cosa. Chi è? No, ho sbagliato. E come cazzo la si fa? Scusate. Vorrei capire come fare a entrare. Elimina la torretta. Bella cosa questa. Non si elimina la torretta. Come faccio a eliminare la torretta? Qualcuno me lo spiega? Porca puttana, che ne so io. Ah, se non me lo spiegate. Via libera. Sto arrivando. Alla buon'ora. Quando io ho finito. Allora, cambiamo arma che resta abbastanza senza munizioni. Ah, in macchina proprio arriva. Palam! Ma ti pare? Vabbè. C'è un certo amore. Ora! State indietro! Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo! Ripeto, Calmati. gettate le armi adesso! Possiamo risolverla senza ulteriori Abbiamo morti. chiamato rinforzi! Stronzate! Ultima chance. Non devi morire per forza oggi. L'ho salvato. Ho fatto prima, sennò qua. Stai bene? Ha solo qualche graffio. Avevo paura che. Testa di cazzo! Ti hanno colpito? Aspetta, ti rappello. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarti. Tutti quanti. E Scorpion è qui. Mitch,
Mitch! Lui sta bene, vero? Mamma, mi dispiace. Non ho fatto in tempo. No. No! Ne sei sicuro? No, lui... Scorpio negli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è, perché? Perché vi siete fiondati sulla V? Non avete visto le insegne? Abbiamo visto che era danneggiato, conosciamo la zona, sapevamo dove sarebbe caduto. Chi sapeva che era della Cantao? Credevo gli servisse aiuto, nel peggiore dei casi avremmo recuperato qualcosa. Ma mi sbagliavo. Tutto bene, ti serve qualcosa? Grazie di avermi salvato il culo, V. Mi dispiace per i tuoi amici, ma devo andare. Mi serve il tizio che era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'è la ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Devo inseguirli. Resta con Mitch, me la caverò. Vengo con te. Ho promesso di aiutarti. E poi, quei bastardi hanno ucciso Scorpion. Gliela farò pagare. Non discutere con lei, V. È inutile. Andate, io chiamo i ragazzi. Ce ne occupiamo noi. Ti lascio la mia auto, non si sa mai. Occhio alla torretta, tende a incepparsi. Useremo le moto. D'accordissimo. La Kang Tao ha perso i contatti con il suo OP. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Ma Panam... Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Andiamocene, prima che mandino i soccorsi. Comunque me ne ho reso conto che parlare con lei era abbastanza inutile. Quando vuole una cosa è quella, punto. Scorpio negli altri. Senti, so che cosa provi. Davvero. Ti aiuterò a pareggiare i conti con la Kang Tao. Li farò fuori, V. Dal primo all'ultimo. Siamo sulla stessa barca. Fino alla fine. Sai che ti dico, V? Sei un amico. Mi hai dato una mano con Nash, mi hai dato una mano con Mitch. Direi che ti devo un favore. Quell'Hellman. Ti aiuterò a trovarlo. Ah, quindi è così. Stai ripagando i tuoi debiti. No. Tra nomadi ci si aiuta sempre. Quindi ora sono dei vostri. Molto bene. Andiamo. Spero non siano troppo lontani. Vedremo. Allora. Le tracce iniziano qui. Oh, brutta storia. Sono passati di qui! Seguiamo le tracce e troviamoli. Sali sulla moto. Dov'è la moto? Ah. Proviamo la moto. Primo viaggio in moto. Scorpion diceva che avrei odiato la zia. Ti conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosca io. Diceva che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette. Più un paio di termos di caffè e whisky. Ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Forse. Ehi, lo so. Ma sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Puoi giurarci. Aia. C'è un cecchino dietro al van. Scendiamo. Non l'avevo visto. Non ho visto nessuno io in realtà. Mi pare che stanno... Mi sa che sono comparse a caso le torrette. Abbiamo un cecchino! Fate in fretta! Nessuna pietà! Ecco. Ucciso.
Grazie. Poi anche il dialogo di prima era molto incasinato. Era come se non avesse il ritmo giusto. Le parole si intrecciavano tra loro due. Boh, si lo sai sulla moto. Saliamo. Vaffanculo! E scendi da sta moto, ma che hai? Il culo bloccato? Avranno portato Hellman con loro. Se riescono a riorganizzarsi e chiedere aiuto, siamo fottuti. Allora sbrighiamoci. Comunque fighissimo guidare con la moto, è molto bello. Può prendere indebolimento, non so cosa sia, ma sono contento di averlo preso. Ma mi piace guidare la moto più che la macchina. La macchina la trovo qualcuno sulla pista, il resto è con Hellman. Meno divertente. Lo raggiungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? È la storia della mia vita. Escono qui, le braccia portano sulla collina un vecchio distributore. Sarà lì che tengo lui. Ok, ti copro. Trovati. Ragazzi, stiamo arrivando. Cecchino da fermare subito. Quello è più problematico di tutti. Dobbiamo risincronizzarci. Va bello. Ok. Ah, oh, mi è cascato giù. Aia. Non volevo cascare io. I nemici sono tosti, Panan cosa sta facendo? A parte guardarmi. Ok. Ok. Ma sei ancora lì tu? Ah, bello. Chi è? Ne faccio a... Io devo fare questa cosa ma non ce la faccio ora. È impossibile. Purtroppo non ce la posso fare. Allora, dove sei? Vieni qua una volta. Ah, ciao bello. Ok, un altro morto. Siamo fai un certo di morti oggi. Prima di entrare io vorrei raccogliere un po' tutte le cose. Se no non ha molto senso. Esploriamo. Vabbè, lascia altra gente al momento. Intanto entro qua dentro, va. Sono dentro. Deve essere lì. Perdiamo unità. Ah.
Ah, bello. No, ho sbagliato il lancio. Collezionabili, c'è molto di roba da raccogliere in generale, ma mo che scappi. Ecco, cerca di scappare meno possibile, tanto alla fine ti becco lo stesso. Genio. Come si entra di qua? Non sarò nei guai, ma tu sì. Ma posso entrare di là? Ce l'ho fatta. Sono entrato. Non sparare. Ah, sono okay. Disarmato. Che diavolo ci fai qui? È il mio distributore. Mi chiamo Marty. Quei corporativi del cazzo sono arrivati. Hanno preso tutto. Mi hanno sbattuto qui e hanno chiuso la porta. Non sembri preoccupato. Non è la prima volta. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io mi scrollerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. Portavano con loro un uomo. Mi serve. Un civile. L'avrai sicuramente visto. Mm-hmm. Non sono cieco. Dove lo tengono? Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. Va bene, va bene. So dove tengono Hellman. Io vado lì. Ok, ti copro. Non sembri preoccupato. Ma... non è la prima volta. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io... mi scrollerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. Si può? Che figata! No, vabbè. Definitivo. Chi manca? Come fa a spararmi, scusa? Ah, poi passo in mezzo alle cose, figata. No, così non ha senso. Passano molti clienti da queste parti. Merda, quanta gente passa di qua. Chiunque voglia fare rifornimento senza telecamere intorno. Non molti, certo. Ma tutti generosi con le mance, capisci? In cambio della tua pessima memoria. Non preoccuparti, dimenticherò anche te. Vabbè, io potrei collegarmi a questo. Non sembri preoccupato. Non è la prima volta. Oh, finalmente. Perché capisco tutto, però. Un po'. Allora... no, non c'è uno C. Quando la polvere calerà, vabbè, cosa ho fatto? Spariranno in qualche modo e io mi scrollerò tutto di dosso e tornerò alla... Va bene. C'era anche l'altro. Era qua sopra, se non sbaglio. No, ho sbagliato. Ah, la torretta era qua sopra. Posso collegarmi?
meraviglioso. 1C 55 e 1C. Però non c'ho BD. Peccato. Ok. Qual è l'altro? Ah, c'è un altro di qua. Colleghiamoci. Facciamo un po' tutto nel suo insieme. E 9 55 1C, ok, va bene. Perfetto. Poi cos'è che abbiamo? Ma qui c'ero già andato, scusate. Vabbè, niente. Fa decidere del manga. Stai solo peggiorando le cose. Vieni fuori. Ah, non rompere le scale, adesso arrivo. Vengo fuori, eccomi. Davvero vuol dire che venivo fuori? Eh? Davvero? Io non credo. Era meglio che non ci vedevamo. Ok. Posso vendere qualcosa? Tipo... tipo adesso niente, perché devo ancora guardare cos'è che ho preso, cos'è che non ho preso, più che altro. Che gli vendo. Allora, ci dovremmo essere in teoria. Che te guardi? Ehi, calmo! Dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka? Volete portarmi indietro o... Lo scarafaggio non sa più dove scappare. Ha esaurito le alternative. Tappagli quella bocca. Sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatto un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura, di te o dell'Arasaka. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Takemura? Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Non mi ha risposto. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Sì. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo. Cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. A dopo. Ok, prendiamolo su. Amico. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Vero. Perché è tutto chiuso? Sembra che i tuoi nuovi Chumba siano qui. È lui. Sì, certo. Ma che ca... Portalo fuori e buttalo sull'altro. Ma che è sto casino? Se posso lasciarlo, volentieri. A questa moto. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? Devo solo fargli alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Spero ne sia valsa la pena. Sol, ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo. Voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto.
E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no. Panama mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panama dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Che ignorante, oh, mamma mia. Pessimo. Ehi, non preoccuparti per Sol. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però a lui frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirmi. Era preoccupato che potesse succederti qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirmi. Ma siete una famiglia. E Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Ma me la caverò. E tu fai attenzione, va bene? E adesso che farai? Tornerai a Night City? Sì, cioè, credo di sì. Devo fermarmi a rifletterci su tutto quanto. Sol, Mitch, ti trattano davvero come una famiglia. Dagli una possibilità. Non è così semplice. Come in ogni famiglia. Stanno arrivando, avete un minuto. Muoviamoci. Vado anch'io. Abbi cura della moto di Scorpion. È tua. Wow. È figa sta moto, eh. È molto figa. Va bene. Cavolo. Direi che il gioco è fantastico al momento. Oh. Bene. Si può salvare qui? Si può salvare. Niente ragazzi, direi che allora è tutto per il momento. Noi ci becchiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.